Le migliori fibre sono le fibre solubili, in quanto le fibre solubili fungono da substrato per la crescita dei batteri intestinali, in modo particolare dei bifidum batteri bifidi a livello dell'intestino grasso. Più fibra solubile ingerite, maggiore è la salute dell'intestino e dell'intestino grasso. Maggiore sarà la proliferazione di batteri amici, maggiore sarà la produzione a livello intestinale delle vitamine del gruppo B e della vitamina K, maggiore sarà la produzione di acidi grassi a catena corta come l'acido butirrico e propionico che nutrono la mucosa intestinale e tra l'altro circolando nel sangue svolgono anche un'azione antinfiammatoria perché si vanno a legare a specifici recettori cellulari e GRP. E che svolgono un'azione antinfiammatoria e quindi fanno un sacco di bene. Dove li trovate queste fibre solubili? Li trovate nella frutta e nella verdura, in modo particolare, in quantità molto concentrate, nella patata rossa americana, il topinambur, che non appartiene alla famiglia delle solanacee, ma appartiene alla stessa famiglia delle piante del girasole. Questo topinambur è di consistenza quasi legnosa, però è molto saporita e dolce, però non vi deve trarre in inganno questa dolcezza, non contiene molti zuccheri, è molto utile anche per i diabetici. Questa patata americana è completamente ricca di frutto oligosaccaridi, che è una fibra solubile, e stimola molto la proliferazione batterica intestinale, quindi rinforza la flora batterica, protegge la mucosa intestinale, nutre l'intestino e svolge un'azione immunomodulante e antinfiammatoria. La patata rossa è utilissima anche per i diabetici, perché le potete mangiare in grandi quantità, la glicemia non sale per niente. Tutta quella sostanza apparentemente amidacea non è amido, ma è fibra e non fa salire per niente la glicemia, cioè la fa salire di poco e la mantiene stabile per ore, vi sazia per parecchio tempo perché occupa volume e stimola l'ormone antifame, la colecistocchinina. E aiuta a dimagrire. Questa patata americana, oltre ai fossi fruttoligosaccaridi che contiene, è ricca anche di beta caroteni, carotenoidi e dei galattolipidi particolari che si trovano anche nella rosa canina. Questi galattolipidi sono molto presenti e molto concentrati nella patata americana, il topinambur, e si trovano all'interno dei tilacoidi e svolgono un'azione antinfiammatoria particolare, con un meccanismo particolare. Questi acidi grassi, questi acidi grassi galattolipidi, spengono l'infiammazione bloccando l'infiltrazione leucocitaria nei punti in cui vi è l'infiammazione. Ed è molto interessante questa proprietà. Quindi il mio consiglio è di approfittare nel mese di giugno, di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, di consumare questa patata rossa americana, questo topinambur. Viene a dire grazie al vostro intestino, ai vostri batteri intestinali, il vostro sistema immunitario e il vostro organismo.